il record è un fatto matematico, mentre una gara può essere migliore o peggiore, un record può solo essere migliore, la velocità deve solo migliorare e questo sancisce con delle pagine precise il progresso della tecnologia. È chiaro che il motore diesel aveva un record di velocità che nel 1960 era sui 100-110 km all'ora, siamo arrivati oggi a 218 km all'ora, è evidente che il progresso è tale che ci fa pensare che questo record sarà battuto. Sappiamo che Isotta Freschini sta facendo una barca, quindi ci auguriamo che anche loro riescano a battere questo record e che sia un incentivo per noi o per qualsiasi altro costruttore a fare di più e andare più forte. I record servono al pubblico che va con la barchetta se si tratta di record di fuoribordo. Nel nostro caso noi usiamo motori diesel di grande potenza e dobbiamo vendere questi motori, quindi lo scopo è di base uno scopo promozionale. È inutile che noi diciamo abbiamo il miglior motore del mondo se non lo dimostriamo. Noi l'abbiamo dimostrato per 2 anni di fila vincendo il campionato mondiale offshore. Oggi che nell'offshore i motori diesel non possono più correre in maniera competitiva, perché come sanno ci sono stati dei cambiamenti di regolamenti, ci resta la possibilità di dimostrare la superiorità del nostro motore facendo un record assoluto di velocità. Questa imbarcazione è un tre punti, quindi è un'imbarcazione che ha un minimo attrito sull'acqua. In velocità appoggiano solo questi due punti, che sono gli scarponi, in una zona limitatissima per non più di 30-40 cm, e l'elica, che è il terzo punto. La barca è totalmente in composito, cioè è stata fatta in uno stampo ed è fondamentalmente in legno di balsa rivestito di Kevlar con resine possidiche. Quindi si ottiene una struttura sandwich, cioè con uno spessore diciamo di circa 15-20 mm di anima e dei laminati sottilissimi di 1,5-2 mm al massimo. Beh, la parte propulsiva è un motore Sitec che è costruito qui da Nonne Brianza ed è un motore a 6 cilindri in linea, 4 valvole per cilindro, rigorosamente diesel, in una nuova versione biturbo da 10.300 centimetri cubi. Quindi direi un motore che è stato studiato fondamentalmente per la stagione offshore del 1993, quindi un motore che al banco ha dato oltre 1.100 cavalli, attualmente è stato tarato prudenzialmente un poco più in basso sui 1.070 cavalli. In caso di incidente la capsula è attaccata alla barca da un solo punto. C'è una spina di sgancio che è legata al cordino, con un cordino al polso del pilota. È chiaro che in caso di incidente il pilota deve solo tirare il braccio, sfilare la spina e a questo punto la capsula è completamente separata dalla barca. Quindi la barca può affondare e la capsula non può affondare perché è concepita a spinta positiva anche con il coperchio aperto, cioè la capsula ha una riserva di galleggiabilità in espanso all'interno che le dà la tranquillità della galleggiabilità. Amici di Telepiù 2, benvenuti nel mondo della motonautica ad alta velocità. Siamo nel cantiere FB Design. Da questo centro di progettazione e di costruzione di prototipi, creato da Fabio Buzzi nel 1972, sono uscite barche da offshore e da velocità super vincenti, ma anche automobili, motori, trasmissioni e tutto ciò che può stimolare la fantasia di un ingegnere. Oggi Buzzi è impegnato nella sfida al record mondiale di velocità per scafi con motore diesel. È un record abbastanza vecchio, risale al 1985 ed è stato stabilito da Carlo Bonomi con 218 km all'ora. Obiettivo di Buzzi, 250 all'ora. Il tentativo avviene sul lago di Como, presso il centro nautico Moregallo, dove esiste la base lunga 1 km, misurata e omologata dalla Federazione Italiana Motonautica. Le regole, stabilite dall'Unione Mondiale Motonautica affinché un record sia valido, prevedono che si calcoli la media fra due passaggi consecutivi fatti in direzione opposta. Inoltre, affinché il record sia omologato, la media dei due passaggi deve superare la precedente velocità dell'1,0075%. Ma si avvicina il grande momento. Buzzi sta salendo in barca, sono le 12.45 del 20 novembre. Le condizioni del lago sono buone, si sono calmate le onde, il vento è diminuito. La presenza di una onda anche piccolissima costituirebbe un ostacolo estremamente pericoloso. Sarebbe come salire su un marciapiede con un'automobile senza sospensioni lanciata a 200 all'ora. Il motore si mette in moto. Il primo passaggio sarà da sud a nord, il più facile, sempre che di facile si possa parlare a queste velocità. L'ingegner Zanoni, il direttore sportivo, ha segnalato la presenza di onde a nord. Sarà meglio trovarle al termine di questo tratto cronometrato. Ci siamo. Buzzi è lanciato a piena velocità. Vedete, la barca è quasi completamente sollevata dall'acqua. Solo l'elica è immersa e spinge la barca con tutta la potenza del motore diesel. Il
primo passaggio è finito, ora occorre attendere il responso dei cronometristi, ma specialmente l'analisi della pellicola del photo finish. Il regolamento infatti prevede l'obbligo di questa apparecchiatura per i tentativi oltre i 200 km all'ora. I mezzi di soccorso, con a bordo medici e sommozzatori, si rimettono in posizione. Buzzi è andato molto a nord e è arrivato quasi fino a Donno. La base cronometrata è di un chilometro, ma lo spazio necessario per lanciare la barca è molto maggiore. Pochi minuti di pausa e Buzzi riparte. Attenzione, la barca è abbastanza scomposta. Zanone ha pochi attimi per decidere se fermare Buzzi o lasciarlo proseguire. La barca ormai è in pieno lancio. Buzzi va. Lo vedete, si sta avvicinando velocissimo. Sembra addirittura più veloce di prima. C'è stato anche un cambio di luce. In questo momento la tensione è veramente forte. Tutti si rendono conto che basterebbe il minimo incidente per far ribaltare la barca ad una velocità che è sicuramente superiore ai 250 km all'ora. Buzzi sta passando velocissimo. Il record c'è. Ora si tratta solo di aspettare il comunicato ufficiale dei cronometristi. Bravo, ingegnere. Bene, benissimo, è andata. Diciamo che aspettiamo il responso dei cronometristi, ma io so che dovrebbe essere sui 250, perché sono entrato a 252 sul nostro strumento elettronico che abbiamo a bordo e ho visto che è salito a 256, quindi se lo strumento funziona dovrebbe essere un 253 di media, grosso modo. E sicuramente deve aver fatto di più salendo, perché l'acqua era molto più calma. Invece là quando sono sceso c'era onde, ma proprio onde di vento, nella baietta su c'è qualcosa, per cui ho aspettato a tirare. Ho tirato che sarà stato a un chilometro e mezzo dalla base, quindi sono entrato sempre però più di 250 scritti. Adesso stiamo a aspettare il risultato. Daniele, da Franco, mi senti? È passata mezz'ora dalla fine del tentativo. Avete sentito da Buzzi stesso che la velocità dovrebbe aggirarsi intorno ai 250 km all'ora. Sembra proprio che l'obiettivo sia stato raggiunto. Si controlla la pellicola del photo finish. Il direttore di gara calcola le medie fra i due passaggi e alla fine dà l'annuncio. È record, alla velocità di 252,277 km all'ora. Adesso vado ai veri che non chiamate, non so. Ingegner Buzzi, è bastata una mattina per spazzare via dei vecchi record. Abbiamo qua le nuove tabelle, è stato battuto sia quello del diesel a velocità assoluta, che forse è il più importante, è stato battuto quello dell'offshore classe 2. Direi una buona mattina. Sì, ma mi sembra inesatto dire che è bastata una mattina, è bastato un anno di duro lavoro che si è condensato in una mattina. Cioè, per fare quello che abbiamo fatto sono bastati 14 secondi, però per arrivare a questo veramente credo che solo nella capsula ci siano andate 500 ore di lavoro e nel rimontare tutto ce ne sono andate almeno un altro migliaio. Lei ritiene che questo signor record possa avere una vita lunga come era stato il precedente di Carlo Bonomi o potrebbe essere già battuto in breve termine? I record riflettono l'investimento che si vuol fare nell'industria. Noi costruiamo motori per far vedere che i nostri motori vanno di più, facciamo un record. Noi sappiamo che qualcun altro stava facendo questo record e abbiamo voluto farlo prima noi. Auguriamo a quelli che lo faranno, ma di tutto cuore, di riuscire a batterlo. Poi noi lo faremo probabilmente il giorno dopo. Ma la giornata dei record non si è chiusa solo con quello prestigioso di Buzzi. Carlo Bodega, a bordo di un trimarano FB Design in compagnia di Luciano Togni, ha affrontato e battuto il primato mondiale di velocità per offshore di classe 2. Il record apparteneva ad Andrea Bonomi con 197 km all'ora ed è datato 1991. Devi guardare il contamiglia. Lo vedi che sta salendo? Sale. Gli ultimi consigli dell'ingegnere a Bodega e poi si parte. Anche qui due passaggi, come necessario. E il record è fatto, ben 222 km all'ora. Doppia soddisfazione quindi per Buzzi, come pilota e come progettista. E sulle immagini di Bodega e Togni alla fine della loro fatica, noi vi ringraziamo per averci seguito e vi lasciamo con il grande sport di Telepiù 2. Entrata e in uscita. In entrata e in uscita. Senti, per me sei lento andare in su. Dovresti andare a curvare sulla canottiera. Perché tu non prendi lancio.